Ciao ciao, in questo video vedrete molti strumenti musicali. Ci sono tantissimi tipi di strumenti, ma il principio è sempre lo stesso, ci deve essere una vibrazione. Gli strumenti ad arco fanno vibrare le corde attraverso l'archetto. Negli strumenti a fiato la vibrazione è prodotta dall'aria che entra nel tubo. Negli strumenti a percussione il suono è prodotto battendoci sopra. Delle botte assurde sopra la cassa. Otto e otto. Mi chiamo Anna, Valentina, Silvia, Flavia, Emma, Greta. Il suono della voce viene prodotto dall'aria che mette in vibrazione le corde vocali. Ci sono 6 tipi di voce: il soprano, mezzo soprano, il contralto, tenore, il baritono e basso. Queste voci sono tutte diverse perché alcune sono più alte, alcune sono più basse e alcune sono a metà tra le due. È molto bello cantare in coro e anche non troppo difficile. La più alta è il soprano, il basso è il basso e naturalmente lo dice il nome. È bellissimo cantare. È bellissimo cantare. È bellissimo cantare. È bellissimo cantare. Ludovico. Mi chiamo Federica. Mi chiamo Lorenzo. Mi chiamo Tommaso Foralli. Il violino. Suono la viola. Il violoncello. Suono il contrabbasso. Questo è il violino e questo è l'arco. Ganzo, vero? Inizialmente suonavo il violino, però ero ancora troppo piccola per suonare la viola. È uno strumento più grande del violino, ma più piccolo del violoncello. Ha delle corde diverse e il suo suono è più grave, cioè più basso. È fatto simile al violino, la viola e il contrabbasso, solamente che del contrabbasso è più piccolo. Ed ha una forma, diciamo, a 8. Invece il contrabbasso qui ha una... Insomma, è fatto tipo cipolla, perché qui c'è uno spigolino, no? Qui è differente perché suonando in piedi o a sedere, dovendosi appoggiare dalla parte destra, qui c'è uno spazio maggiore per far andare il braccio meglio. Bassa che c'è, do. E la nota più alta che c'è. Che fortuna, ho preso il tono giusto. Il contrabbasso, come tutti gli strumenti della famiglia degli archi, ha 4 corde: sol, re, la. La nota più bassa di tutte. Questo è un contrabbasso di misura intero e mentre il mio è un ottavo. Piano, fondo e fasce. E il suo corpo è di legno. C'è la cassa di risonanza che è il punto dove va il suono e le F
da dove esce. Questo è il ponticello. Per tornare su le corde. Questa è la mentoniera. Per metterci il gomito. Il gomito? mento. Mi confondo. Gomito. Questa è la spalliera che si mette dietro la viola per non farsi male. Si appoggia alla spalla. In fondo ha questo prolungamento, detto puntale, di ferro, che serve per sorreggere lo strumento. C'è il puntale. Si può modificare alzandolo o chiudendolo del tutto. Io lo tengo proprio alzato. In cima c'è il manico dove si può... dove si mette la mano per suonare. Senza di questa non si può suonare. Questa è la tastiera. Questa vera. Queste sono le quattro corde. Corde. Questi segni per ricordarsi il punto delle note dove sono. Di solito non ci sono, solo che io li ho messi perché non me li ricordo. Questi sono i piruli. Per accordare il violino, soprattutto questi qui e questi per accordare. Tutti gli strumenti ad arco si accordano con i piroli e la macchinetta, tranne il contrabbasso che ha la macchinetta inclusa nei piroli. Questi. Ricciolo, come si chiama? Questo è il ricciolo. L'arco è praticamente un attrezzo che si serve per... si strofina sulle corde per fornire suono allo strumento. Ci sono i crini di cavallo e c'è un piccolo, insomma... una stina di legno, e qui c'è una vite per allentare o irrigidire i crini a seconda di come vogliamo presentarlo. Canna da pesca.